Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta delle meraviglie di Mezzane, che vedete alla mia sinistra. Oggi vi porto a Tenuta Sant'Antonio a conoscere quattro fratelli, che sono Armando, Tiziano, Paolo e Massimo, tutti rigorosamente in ordine di età. Il padre ha fondato la cantina sociale a Colognola Colli, dove i ragazzi sono cresciuti e hanno passato la loro vita in mezzo alle vigne. Poi il loro spirito di intraprendenza li porta a fondare la loro cantina, Tenuta Sant'Antonio. E quindi a questo punto vi porto a conoscerli personalmente e a farvi raccontare da loro tutto quello che è successo in questo periodo che hanno vissuto all'interno dell'azienda. Andiamo! Ma che meraviglia! Tutta la famiglia al completo. Ciao, eh? Ciao Simona. Buongiorno ciao. A tutti. Ciao. Benvenuta. Allora, io intanto faccio il ripasso per vedere se mi ricordo bene i vostri nomi. Quindi Tiziano, Massimo, Paolo e Armando. Esatto, perfetto. Brava. Quindi allora io a questo punto direi di partire per, si può dire, per anzianità, Armando. Ma sì, dai, sono il meno giovane. Sì, dai, ecco, forse è meglio. Però ecco, io so che comunque tutti voi fin da piccoli avete vissuto questa realtà. Quindi esatto. È stato un percorso naturale poi continuare l'attività iniziata esatto. Dai genitori. Certo. Sì, diciamo, noi siamo nati in campagna, il nostro genitore, il nostro papà è viticoltore da sempre, anche uno dei fondatori della cantina sociale della nostra vallata. Quindi noi abbiamo proprio fino a una certa età lavorato solo nel vigneto, maturando l'idea di far vino, quindi di fare un passaggio, no? E nel 1995 diciamo ci è stato possibile partire e fare un piccolo passo. È stato un processo, diciamo, che ha impiegato parecchi anni. Il progetto iniziale era molto più piccolo, poi come tutte le cose, no? L'appetito viene mangiando e quindi la cosa è cresciuta. È cresciuta, nel tempo. Sì, è cresciuta. La nostra fortuna è stata proprio questa, un percorso facendo le stesse fatiche, facendo gli stessi errori, affrontando insieme tutte le problematiche e poi piano piano si maturano le scelte, le difficoltà, gli investimenti, tutto quello che insomma si vuole fare. Ma è stato sempre rose e fiori con quattro personalità diverse o all'inizio magari soprattutto c'è stato qualche momento di scontro? Ma noi veniamo anche da una storia, i nostri genitori hanno sempre lavorato insieme, noi abbiamo lavorato con i nostri zii, conosciamo un po' i stare insieme, tutte le parti diciamo positive e negative, abbiamo sempre imparato che insomma i problemi ci sono, è inutile, cioè voglio dire è impossibile non avere discussioni, però insomma bisogna anche, avendo rispetto del lavoro degli altri e cercando di confrontarsi prima che arrivi ad essere un vero problema, insomma vedo che abbiamo sempre risolto e abbiamo sempre portato sì, perché avanti. Poi alla fine le discussioni diventano costruttive, no? Sì, esatto. Sì, sì, trovi sì. Esatto, gli stimoli esatto. Per esatto, esatto. Non è, dico sempre, non è facile ma non è impossibile. Ecco. Dai, anzi, per ora sembra che ce l'abbiate fatta, no? Sì, mamma mia, scherziamo. Sì, sì, assolutamente. Okay. E quando eravate piccoli, ad esempio, no? Ora penso a Massimo che era il più piccolino, era quello che poi le subiva tutte? Ma lasciamo perdere, va. Non hai un'altra domanda? Va bene, domande di riserva. E quindi tu eri il faro un po' di tutta l'azienda oppure ognuno piano piano nel no, tempo ma ha trovato all'inizio forse anche sì, all'inizio sì, poi chiaramente oggi un'azienda cresce non certo perché insomma c'è una persona, oggi è una questione di team, è una questione di delegare, avere delle persone che la pensino nello stesso modo, che affrontino le cose con lo stesso concetto, no? Con lo stesso approccio e allora le cose funzionano. Vabbè, una volta c'era il mito del grande padrone, ma sono cose che non starebbero più in piedi assolutamente. Sì, no, anche perché l'unione fa la forza, quindi ognuno apporta... No, poi è una questione di competenze anche, è una questione che non puoi essere preparato su tutto, no? Quindi uno si fa focus su un determinato particolare, so, Paolo per esempio... Lui è l'enologo, lavora in cantina, io non potrei vivere, io faccio più mercato, l'altro più la campagna, cioè è una cosa impossibile poter diciamo essere competenti in tutto. In tutto, no? Molto difficile, quindi o deriga delle persone oppure ci si divide i ruoli
e si cerca di rispettarli uno con l'altro, si cerca anche, chiaramente anche io posso permettermi di fare delle critiche, ma magari non ho vissuto la realtà, non ho vissuto tutti i particolari, e quando li vengo a conoscere capisco magari il perché di una scelta o di un'altra scelta. Chiaro. Ecco. Ah, e quindi allora abbiamo parlato che del fatto che l'azienda è cresciuta nel tempo, quindi ti chiedo che cosa è tenuta Sant'Antonio adesso e poi quelli che sono gli obiettivi futuri. Mm-hmm. Ma oggi insomma Tenuta Sant'Antonio è una, diciamo, una realtà, non è più una realtà piccola come lo era. Oggi abbiamo circa 100 ettari di vigneto, quindi la produzione si è ampliata e abbiamo anche diversificato nella produzione. Abbiamo tre differenti linee, una linea classica dei vini DOC, non Soave, Valpolicella, Marone. Uh-huh. Siamo sempre legati comunque al territorio. Ok. È una cosa fondamentale. Ci troviamo nella zona della Valpolicella e nella zona del Soave, quindi noi questo produciamo. I vitigni sono quelli del territorio. Abbiamo diversificato fra gli IGT, i vini, diciamo, uno stile più fresco, più giovane, proprio per un mercato anche di consumatori diversi o che vogliono bere qualcosa di anche un approccio diverso dal classico stile dell'area. E poi invece recentemente, in modo particolare, Paolo ha voluto proprio iniziare un'esperienza nuova con una linea di vini senza solfiti, oggi certificati vegan, e in futuro, a breve, possiamo dirlo, questa è un'anteprima. Dai, diccela! ci stiamo iscrivendo per il processo al biologico, quindi anche questo è un'evoluzione, diciamo, del lavoro che stiamo facendo e delle esperienze. Ecco. E quindi dai, sì. Sempre in continuo movimento, sì, 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 no? Sì, assolutamente, come si dice. Assolutamente. E quindi poi dopo so che comunque nella vostra mentalità c'è anche chiaramente attenzione in vigna, ma anche in cantina, nell'utilizzo di un legno rispetto a un altro. C'è uno studio anche in questo settore e qui forse Tiziano... Assolutamente sì, assolutamente sì. La scelta delle botti è veramente un libro aperto, perché ti posso garantire che si è sempre convinto di aver trovato quella giusta e poi ti accorgi che nel passare, quel passare del tempo, forse ci poteva essere qualcosa di meglio. E quindi è una scuola aperta, nel senso che ogni anno ti fai un'esperienza, ogni anno è un qualcosa in più che ti aiuta appunto a cercare di arrivare al tuo obiettivo nella maniera più corretta, sostanzialmente. Io sono incuriosita da questo argomento perché mi piacerebbe anche andare a vedere la bottaglia e capirci qualcosa in più. E quindi ti invito a scendere. Va bene, dai. Beh. Allora vengo molto volentieri. Ok, ti aspetto. Vai, andiamo. Grazie. Siamo arrivati qua armati di bicchiere, però io prima, essendo donna e essendo curiosa, vorrei capire meglio anche il discorso appunto del contenitore in legno, perché per molti magari può essere un semplice contenitore, ma non è così. Ma guarda, il contenitore, come posso dire, è l'elemento che valorizza il vino. Il tema, il soggetto deve essere il vino. Il contenitore quindi è un po' il perimetro, la cornice che esalta quello che il vino dovrebbe dire. In Valpolicella ognuno ha un po' la propria filosofia, potrete trovare delle cantine che utilizzano botti di dimensioni più grandi, da 20, 30, 40 ettolitri, dipende sempre un po' dal concetto di vino, dall'idea di vino che o di Valpolicella nella sottospecie o di Amarone che ciascuna azienda ha in mente. Noi abbiamo scelto i 500 litri perché i 500 litri per la nostra realtà e per la nostra espressione dei nostri vini, per l'espressione dei nostri vini, è forse raggiunge il punto di equilibrio più corretto, dove c'è un bellissimo rapporto tra il frutto e quello che deve essere l'apporto del legno. Quindi secondo noi è un buon connubio, un buon punto di incontro, ecco, questo è fondamentale. Poi sai, la scelta del legno, c'è un mondo, la foresta, la tostatura, la grana, l'affinamento del legno, quindi ripeto, c'è da perdersi. Lì ognuno, ogni azienda deve cercare di capire qual è lo strumento, e il legno in effetti è uno strumento che ti aiuta proprio a valorizzare il prodotto vino. E poi chiaramente dipende un po' anche dalla tipologia di prodotto, ad esempio. Chiaro, chiaro, il periodo di affinamento.
la gestione, perché è altrettanto importante la gestione del vino all'interno della botte, quindi con l'ossigenazione, quindi l'affinamento di un anno, due, tre. Negli amaroni chiaramente si fanno due o tre anni, nei ripassi si fa un anno, nei vini un po' più semplici dove l'apporto del legno deve essere inferiore, dove ha bisogno di più frutto, chiaramente riduci i tempi e puoi usare anche botti di seconda scelta che hanno già lavorato. Uh-huh. Quindi, ripeto, è uno strumento, devi saperlo usare con un po' di buon senso e con un po' di razioncino in base all'esperienza che ha ciascuna azienda. E quindi ogni botte comunque, anche primo, secondo, terzo, sì, passaggio, eventualmente dipende anche dalla struttura del vino, perché chiaro, chiaramente ci arrivi, più corpo, più strutturato. Esatto, più esatto. La regola tendenzialmente è un po' questa, cioè più il vino è concentrato, più la botte è piccola, perché la botte piccola è un acceleratore di affinamento, è un processo proprio di microossigenazione che avviene all'interno, mm-hmm, del vino con le doghe. Il rapporto che hai con una barrique, con un contenitore più piccolo rispetto alla superficie del legno, è diverso da una 500 litri. Quindi più grande è la botte, più valorizzi il frutto, però è proporzionato alla struttura del vino. Chiaramente. Ecco che botti più grandi, tempi più lunghi di affinamento. Quindi, ripeto, c'è un mondo. Sì, veramente tutto da scoprire. Mondo. Quindi noi qui in Valpolicella sono essenzialmente produzioni di rossi, però ad esempio Tiziano, per i bianchi usate sempre lo stesso tipo di contenitore? No, assolutamente no. Il vino bianco, contrariamente al rosso, è molto più vulnerabile, molto più sensibile, è molto più, come dire, facilmente colpito da quello che il legno può trasmettere, quindi ha bisogno di contenitori certamente più grandi per andare a rispettare quelle che sono veramente le caratteristiche del vino senza andarlo a sopraffare, cosa che tra l'altro non più di 10-15 anni fa trovavamo piuttosto diffuso, questa nota legnosa sui vini bianchi che quasi quasi dava fastidio, però meno male abbiamo iniziato a farne uso più che abuso. Sì, infatti, perché a volte il rischio è questo, quindi la conoscenza della materia prima rimane sempre... Certo, assolutamente, deve essere così. Sì, è chiaro che parte tutto dal vigneto, cioè l'elemento vitale è quello, la stoffa che ti entra in cantina, se è di buona fattura, quindi se hai lavorato bene in vigneto, è tutto molto più semplice, è tutto più in discesa, quindi ha un ruolo proprio vitale questo aspetto, quindi è fondamentale. Una domanda che mi sorge spontanea. A seconda anche dell'andamento dell'annata, no? Ad esempio nelle annate più difficili voi cambiate eventualmente contenitore o comunque magari fate una permanenza? Oddio, fate degli accorgimenti. Il vino è figlio dell'annata. Chiaramente. Quindi devi essere anche malleabile, elastico mentalmente nel sapere capire quello che lui ti dice. Quindi lui effettivamente ti parla, devi capire effettivamente quali sono le tecniche che devi utilizzare per valorizzarlo al meglio. Le annate più fredde hai sempre acidità più alte, pH più bassi, quindi devi lavorare in modo diverso. Le annate più calde hai magari più frutto, hai più materiale polifenolico, hai più vini più ricchi, più fruttati, però magari sei un po' penalizzato nella freschezza. Uh-huh. Quindi devi sapere in modo, con l'esperienza, e saper gestire bene questi aspetti. Che sì, decisamente. Però è anche il bello, cioè voglio dire, ogni anno ha la sua storia, ogni anno una cosa a sé. E questo secondo me è il bello del vino, no? Rappresenta un'epoca, un momento storico, un'annata, quindi è l'annata fredda più freschezza, più acidità, è l'annata calda, quindi vini un po' più voluminosi, più densi, più grassi, più importanti. Quindi non ci sono regole, però no, l'importante no, devi sapere, è conoscerle e saperle gestire. Sì, devi sapere gestire, devi avere anche l'elasticità mentale di muoverti a seconda dell'annata. E la conoscenza del la prodotto, conoscenza, che ovviamente voi, essendo cresciuti qua, sicuramente poi, non vi manca. Cercando di lavorare sempre di più sui cru, quindi sui vigneto singolo, hai anche abbiamo maturato anche l'esperienza di ogni singolo vigneto, ogni cru, ogni singolo vigneto, capiamo effettivamente già ad agosto più o meno come sarà l'indirizzo, quindi perché l'hai già vinificata per qualche decennio, quindi l'esperienza è fondamentale. Senti, ma qui dentro ci sono le... Qui è il reparto dove affiniamo tutti i vini rossi, abbiamo amaroni, valpolicelle superiori, ripassi. E gli amaroni vengono sempre affinati rigorosamente su botti nuove, per cui da 500 litri e sempre
legno essiccato 36 mesi, non 24, perché hai tannini più dolci, hai mm-hmm. una levigatura diversa, hai più complessità aromatica, ti dà decisamente molto molto di più. Nel caso di questa specie, questa è un amarone, poi abbiamo tutte le botti sono numerate anche per un discorso di rintracciabilità, per aspetti anche di legge, per cui insomma è fondamentale sapere effettivamente il contenuto. Si può assaggiare, Paolo? Mamma mia. Qualcosa? Così dai, facciamo un brindisi tutti insieme. Certamente. Anche perché ti dirò che quest'anno siamo arrivati al nostro primo 25esimo. No! Perché la prima etichetta è datata dal 95. Dai. Quindi dovremmo fare un brindisi. Assolutamente. A queste prime nozze, tra virgolette. Sì. Prego. Grazie. Non troppo per te. Secondo. Perfetto. E quindi allora brindisi e almeno altri 100 di questi giorni a questo punto. Grazie a voi. Cioè, e io adesso auguri. Vi aspetto per assaggiare l'andate converso. Eccomi qua da Mario e da Martina con un amarone Campo di Gigli di Tenuta Sant'Antonio. Quindi è un vino importante, è un vino che viene fatto a 350 metri sul livello del mare da terreno calcareo. Più abbiamo tutto il processo di appassimento delle uve che gli conferisce quindi grande struttura, grande forza, grande rotondità e quindi ha bisogno decisamente di piatti importanti per essere abbinato. Però ecco, io ho sfidato Mario a prepararmi un piatto diverso dai classici abbinamenti tradizionali con i prodotti della gastronomia locale e quindi sono proprio curiosa di sapere che cosa mi ha preparato. Quindi aspettiamo che arrivi il piatto e poi vediamo se effettivamente l'abbinamento è azzeccato o meno. Allora, alla vista è fantastico, assolutamente. Quindi sono dei tortelli fatti con la pasta nella quale è stata messa la riduzione di amarone, che poi in realtà va a decorare anche il piatto, su una fonduta di formaggio. Il ripieno ovviamente è di carne. Quindi andiamo adesso a capire innanzitutto le caratteristiche del vino e poi a vedere se effettivamente l'abbinamento funziona. Allora, innanzitutto il colore A è tipico. Decisamente. E poi è questo bel rosso rubino di una grandissima intensità con una lievissima ombra granata sul bordo. Naso ricco e importante, però attenzione, non è un naso aggressivo, cioè si percepiscono tantissimi recettori olfattivi, però non ti fanno tornare indietro e quindi anzi ti viene voglia di rimetterci il naso sopra. Quindi questo frutto bello, carico, maturo, questa ciliegia, questa nota floreale, un fiore lievemente appassito e poi ecco questa speziatura che però è completamente integrata. Considerate che questo è un vino che fa 3 anni di affinamento in tonneau nuovi, quindi ecco il legno dovrebbe dare una bella impronta, ma sicuramente già al naso dimostra che ha la struttura e il corpo per poter reggere un affinamento così lungo in legno. Quindi a questo punto possiamo solo andare a sentire che cosa ci regala in bocca. L'ingresso è caldo, avvolgente. La cosa bella è che poi viene fuori questa nota lievissima di astringenza, che però è piacevole, quindi gli dà il giusto grip, e poi ecco la freschezza che subentra e quindi lo fa allungare in bocca, gli dà veramente questo sprint e questa saporosità, questa lunghezza gustativa che veramente non finisce mai, perché ancora adesso che sto parlando da un po' di tempo abbiamo questo gusto comunque complessivo che
ancora permane nella mia cavità orale. La chiusura è bellissima perché? Perché ritorna il frutto bello maturo che abbiamo sentito all'esame olfattivo, quindi bellissima corrispondenza. La cosa che mi piace sottolineare è che qui abbiamo una gradazione alcolica importante, quindi sono 16 gradi, ma qui l'alcol ha solo accezioni positive, perché comunque dà suadenza, avvolgenza. Perché? Perché c'è un estratto secco, quindi le altre componenti che sono belle, presenti, e quindi riescono a bilanciarlo completamente. È un vino che risulta difficile da abbinare, però Mario giustamente ha studiato perfettamente questo piatto, perché abbiamo, ok, tendenza dolce della pasta, però abbiamo grassezza, succulenza comunque data dalla carne all'interno del ripieno, quindi bilancia, e poi ecco, abbiamo anche un po' di aromaticità che sicuramente poi andrà a completare, corredare e bilanciare il corredo olfattivo del vino. Quindi andiamo, diciamo, a provare l'abbinamento per capire se effettivamente funziona. Ci siamo, quindi Mario è stato bravissimo. La cosa che mi colpisce è che poi nella fonduta ha scelto comunque un tipo di formaggio con una lieve tendenza acida, perché altrimenti l'alcol avrebbe potuto essere, diciamo, un elemento prevaricante sul piatto. Invece è riuscito ad ottenere comunque un equilibrio e un abbinamento perfetto. Quindi vi invito comunque a venire a provare questa nuova scoperta, questa nuova invenzione di Mario, da abbinare assolutamente con questo fantastico amarone di Tenuta di Sant'Antonio. E poi a questo punto Daniele vi dirà anche qual è il giusto olio da abbinare a questo piatto. Un tortello all'amarone, l'eleganza per eccellenza. Vorrei abbinare questo piatto con un prodotto naturale, sano e integro, quale l'olio biologico. Un olio biologico che mantiene la sua fragranza, la sua distinzione e, perché no, anche la piacevolezza dell'abbinamento con un piatto così importante.